Rio Nero si risveglia con una nuova colorazione politica. Quale futuro per il paese? Credo che il futuro non sarà roseo, in quanto la coalizione che ha vinto non credo che abbia le potenzialità, le performance per poter amministrare questa comunità, visto che le problematiche sono abbastanza complesse rispetto a quello che è l'economia del paese. Quindi sarebbe voluto un'amministrazione, naturalmente credo di centrosinistra, che aveva già un'esperienza e un know-how acquisito per poter risvegliare da questo dormitorio che è diventato Rio Nero. Però i dati matematicamente parlano di un successo del centrodestra, quindi la sinistra ha fallito e ha mancato in qualche cosa in questi 20 anni. Possiamo ripercorrerli in pochissimo tempo. Quali possono essere state le mancanze o comunque dove non si è dato pieno acceleratore, insomma, a questioni che probabilmente per il paese erano di importanza? Credo che abbiano sottovalutato elementi di poca importanza. Hanno naturalmente puntato, non negli ultimi 20 anni, perché 8 anni di amministrazione di centrosinistra, gli ultimi 8, i primi 4 anni sono serviti, come dire, a ripianare, a normalizzare questo paese rispetto a delle vicende politiche che partivano dal 92, dopodiché i successivi 4 anni hanno pensato di progettare e programmare una capacità, come dire, anche di spesa e di progetti nelle opere pubbliche, 219 ed altro, trascurando forse quegli aspetti che molti nelle comunità piccole come le nostre sopravvalutano, quello eventualmente della manutenzione del verde, quello dei servizi minimi, e la gente vede molto di più questi servizi di poca importanza, ma naturalmente che hanno, come dire, anche l'importanza della vivibilità del paese, sottovalutando quella che è stata la progettualità, la capacità di questa amministrazione di programmare e pianificare per i prossimi 5-6 anni degli investimenti sostanziali in questa comunità. Analizziamo politicamente questo risultato elettorale. Abbiamo detto prima, matematicamente i conti sono stati fatti, analizziamolo quindi, dicevo, politicamente. Ha voluto dire molto che alla guida del governo nazionale ci fosse una coalizione di centrodestra. Secondo lei questo ha potuto influire? Naturalmente, quando c'è il vento in poppa tutti saltano sul carro del vincitore, questo mi pare naturale. Chi non ha naturalmente una connotazione politica, una capacità di analisi politica tale che non sa leggere nemmeno i dati nazionali, i quali ci dicono chiaramente che il programma di Berlusconi è fallito in questi 11 mesi, non ha rispettato nessun elemento, un elemento importante rispetto agli impegni che si era preso con la comunità nazionale, quindi ritengo che è stato un errore madornale quello di poter dare anche nei comuni una possibilità alla destra di poter governare così come governano al governo nazionale, e ritengo che fra un anno i problemi si sentiranno ancora di più. Le ultime vicende, gli impegni presi con le pensioni, un fallimento totale, la defiscalizzazione per quanto riguarda le imprese, un fallimento totale, un falso, le opere pubbliche, un falso, non hanno aperto un cantiere in questi 11 mesi di governo, tant'è che i cantieri che il centro-sinistra aveva programmato non sono nemmeno in grado di far partire quelli che avevano già i soldi e quindi la possibilità finanziaria per poterlo fare, non lo hanno fatto. Credo che questo succederà anche in questa comunità. Non hanno, come dire, la lungimiranza e la capacità di capire quali sono le problematiche vere di un'economia, anche di una comunità come la nostra, per poter farlo risvegliare. Naturalmente c'è stata qualche mancanza di capacità della vecchia amministrazione, ma credo che questo va visto in un contesto molto più generale, quello che è l'economia nazionale. Noi non possiamo, come dire, estrapolarci da un contesto nazionale, perché Rio Nero fa parte di questa nazione. Certamente fa parte di questa nazione, però scendendo un pochino più intorno a noi, valutiamo anche la colorazione del governo regionale. C'è contraddizione, una giunta regionale di sinistra contrapposta a questi paesi, Rio Nero è uno tra i paesi del circondario con più numero di abitanti, con Melfi e Venosa, dove si riscontra però una gestione di centrodestra. I dati poi politici non combinano.
Io credo che non bisogna mai legare a fatti nazionali e regionali, in questo caso a livello regionale, visto che c'è una giunta di centrosinistra che negli ultimi anni ha dato un impulso a questa regione, i dati ce lo dicono, i dati Istat, è una regione che spende meglio i fondi comunitari e nazionali, che sa programmare, che sa pianificare, che ha visto dei risultati eccellenti. Vediamo il polo della corsetteria a Lavello, quindi imprenditori dell'Emilia Romagna sono venuti qui perché non vogliono andare nei paesi terzi per poter produrre, perché è importante far rimanere qui la produzione e quindi il marchio reale dei prodotti. La Fiat certo sta attraversando un periodo, come dire, di difficoltà dal punto di vista di mercato, ma è un mercato che implica anche tutte le altre marche automobilistiche, quindi c'è una recessione da questo punto di vista solo in questo settore, ma ritengo che questa regione ha una grande potenzialità. Questa regione sta programmando, e lo ha già fatto nei 4 anni precedenti, quello che, cercare di utilizzare al meglio le risorse che questa regione può esprimere. Non solo Fiat e Salotti stiamo dicendo, ma anche la capacità di valorizzare il territorio, i prodotti, l'accoglienza, il turismo, l'ambiente, c'è tutto quello che sono le risorse che... Io non sono un credente, sono un ateo, ma se uno è credente credo che il Signore ci abbia dotato di grandi risorse che possiamo utilizzare e possiamo offrire agli altri, soprattutto in questi servizi, che nel prossimo futuro credo che saranno la punta avanzata di un'economia in questa regione forte e che ci porterà a livelli naturalmente anche di regioni come l'Emilia Romagna e Piemonte dal punto di vista di redditività e di capacità di produzione.